Siamo al 13, quindi secondo giorno di blocco totale. Sempre nessuno per strada. Oggi è aperto anche il negozietto qua nostro, per fortuna. Però per la carne bisogna andare comunque in paese. Stamattina andiamo a fare il giornale, la carne, e poi vediamo che cos'altro prendere, che qualcosa bisognerà comprare in più, magari un po' di frutta, ecco, giusto oggi che è aperto il supermercato, andiamo a prenderci un po' di frutta, che non si vive di sola carne, come si dice. Dovrebbe esserci un tempaccio invece, ha fatto 4 gocce stanotte, ma proprio 4, e adesso sole direi che la fa da padrone, per fortuna. Comunque è dura, eh? Cioè io sono abituato a vivere da solo, a vivere lassù isolato, però il fatto, anche solo la sensazione di sapere che tanto non puoi andare da nessuna parte, minimo di angoscia te la metti. Poi c'è le paranoie perché al minimo dolorino, cosa strana, dice oddio, oddio, mi sono preso il coronavirus, va a sapermi come mi sono preso. Per uno come me che è pieno di acciacchi è fantastico, perché vedere che ogni 3 secondi sei lì che ti preoccupi. Se non sei ipocondriaco, sta roba ti fa diventare ipocondriaco, però che ci vuoi fare? Allora andiamo dal distributore bar. Sarà aperto il distributore bar? No, mi sa di no, anche lui chiuso, tutti chiusi. Allora andiamo a prenderci il giornale. Dico, tutti qua? Ah, ma c'è anche una parvenza di mercato, ma cioè, non era proibito. Ma i mercati non erano vietati. Alimentari però, ah beh, la parte alimentare, forse per quello. Ok, andiamo, oggi c'è una vita in giro, madonna, ci cioè, sono state 20 persone in coda dal giornalaio. Cose pazze. Bravo. Andiamo, va. Entriamo qui dalla stacanovista che è aperta. Ciao, com'è? Bene. Allora, certo, sorridi perché si vede. Senti, mi dai una. No, non siamo in diretta, in registrata, ma verrai trasmessa. Mi dai una brioche? Marmellata. Di nuovo un pezzettino di focaccia. Quella rustica, un po' piccolino però, perché ieri ne ho lasciato la metà, io non sono un gran mangiatore di pane. Può darsi. Alberto, ti va bene? Perfetto, benissimo. Non è facile sorridere. No, sotto la maschera no, capisco, ma. Ma c'hai il latte fresco. Aggiungici anche il latte fresco, uno. Prendo io. Brava, mi sembra un'ottima idea. Basta parlare. Allora, lì out. Si è fatto il codino alla CR7. È infetto pure lui? Sei infetto anche te, come tutti i gobbi. Gobbo malefico.
Bene, allora la spesa l'abbiamo fatta, abbiamo visto che diverse cose sono chiuse, tra le quali appunto tabaccai, eccetera, cioè il tabaccaio bar è chiuso, il distributore bar è chiuso, perché secondo l'interpretazione, che poi non si sa mai l'interpretazione, ognuno ha la sua interpretazione, ma l'interpretazione vogliamo chiamarla autentica del vigile? L'interpretazione autentica del vigile è che i bar che possono essere aperti sono quelli solo delle autostrade, ma non quelli che hanno bar e altro. Ognuno ha la sua interpretazione. E poi l'altra interpretazione del vigile è interessante, no, non è un'interpretazione, è che mi ha detto che l'ufficio postale è chiuso perché hanno mandato un comunicato che tengono aperto un giorno sì, un giorno no. Non si capisce in base a quale esigenza, cioè sono dietro un vetro blindato, non ha neanche il problema delle mascherine, né un cazzo, sono un servizio pubblico, dovrebbero stare aperti, però vabbè, e ognuno fa quel che gli pare. E poi ci abbiamo riprovato alla farmacia, ma mascherine non se ne parla, e quindi stiamo senza. Cercheremo di non respirare in faccia a nessuno e di non farci respirare troppo in faccia da nessuno. Riassumendo, alla fine ognuno interpreta un po' come vuole. Io me ne ritorno su nel mio eremo e qua nessuno mi rompe le scatole. Anzi, è pregato di non venire a rompermi le scatole. Bene, siamo arrivati. Ciao a tutti. State a un metro, anzi due.